Questo è un libro dell'Avvento. Leggeremo un capitolo al giorno fino al 25 dicembre. Siete pronti a calarvi nell'atmosfera natalizia? A ogni giorno dell'Avvento corrisponde un capitolo della storia. In questo modo sarete accompagnati fino alla notte della vigilia di Natale e ci sarà un pizzico di magia natalizia in più. Tutto quello che viene narrato è assolutamente vero, che ci crediate o no, ma più ci credete e più bello sarà quello che scoprirete. Primo dicembre. Babbo Natale andò alla ricerca di un abete nel bosco, al di là del villaggio. Portava con sé la sua tenda perché spesso ci metteva molto a scegliere e capitava dovesse accamparsi per la notte. Si addentrò nella foresta e fino al tardo pomeriggio non trovò nulla. Poi laggiù, vicino a una roccia, ne notò uno che avrebbe potuto fare al caso suo. Aumentò il passo e arrivò a destinazione un po' troppo di fretta, tanto che inciampò e cadde a terra esclamando «Oh, oh!». Rimase fermo qualche secondo sulla neve, poi si rialzò e si voltò indietro. Era sparita la roccia su cui era inciampato. Non capiva come fosse stato possibile e tornò a guardare il suo abete. Proprio dietro al tronco si nascondeva tremante una renna. Accoccolata per terra com'era, Babbo Natale l'aveva scambiata per un masso. Senza occhiali non ci vedeva nulla. Avvicinandosi alla poverina terrorizzata, la guardò negli occhi e le disse: «Ah, buonasera, mia cara! Piacere, sono Babbo Natale. Mi hai fatto lo sgambetto, eh? Ma non temere, non mi sono fatto nulla!» I due si guardarono negli occhi qualche secondo in silenzio. Babbo Natale aveva capito che la renna si era presa un grande spavento vedendoselo cadere addosso senza preavviso. E così pensò che sarebbe stata buona cosa tranquillizzarla e cominciò a parlarle piano piano. «Ascolta, ora che ci penso, stavo proprio cercando una renna che mi aiutasse a consegnare i regali. Ti va di venire con me? Se ci accampiamo per la notte, saremo di ritorno domani mattina e dopo una carota e un buon tè caldo sarai in piena forma. Ti presenterò le altre, ora sono nella stalla a tenersi compagnia. Saranno di certo felici di avere un nuovo amico, vero Rudolf?» La renna, ascoltando le parole di quello strano personaggio con barba bianca e grande pancia, si era calmata. Era davvero emozionata per aver incontrato una persona così gentile. Da tanti giorni stava cercando un posto dove fermarsi e adesso non solo lo aveva trovato, ma si era guadagnata anche un nome che le piaceva moltissimo. Sentiva che sarebbe cominciato qualcosa di emozionante e decise di seguire Babbo Natale.